Per i suoi 40 anni Emmanuel si regala un nuovo guardaroba, si rovescia dall'interno, estrae, taglia, cuce, indossa, appende. Ingabbia il cuore che domanda altro, mentre le braccia ingrossano dei volti della cura, tra rose e spine il ventre accoglie e rende, e in mano ha una bacchetta talismano. Inargentata negli occhi e nei capelli, nelle crepe del pallore, scende tutta nel ventre e l'uomo guarda altrove ma la regge. Persi i figli dai rami come uccellini impreparati al volo, protegge il suo bambino nella mano, ha un grembo bisaccia sempre pronto, scorte preziose per il nuovo viaggio. L'uovo in grembo si è rotto anzitempo e lei si è spaccata, ma ancora dolcemente lo culla, gli arnesi aspettano per la ripulitura. Cedono le ginocchia su troppe cicche spente, si lascia rapire e rischia di andare in fumo, si fa ancora un regalo e sa che è l'ultimo. È tempo di cambiare, tagliare il riparo della chioma fluente, amputarsi le mani che la serbano bambina, ricucire lentamente. La pelle si consuma ed è l'ultima ad andarsene, ma più delle ossa resisteranno il viso aperto dell'infanzia e la promessa degli scarabei. Il corpo è possente e pondera, ma ogni matriosca è cava e dentro ha una giovane ribelle, pronta alla fuga. Rimosso il superfluo, si cura con gli utensili domestici, si toglie il cuore e perde un seno come fa un amazzone per meglio scoccare la freccia. Ha messo radici nella terra, è un albero che darà frutti ma non può svettare, mani su mani custodiscono e ricoprono l'incendio prezioso. Serviranno squarci e tagli, ma alla fine il corpo come un frutto si sbuccerà, accoglierà l'altro che già aveva in sé e lo vestirà. Prenderà forza dalla rosa d'amore di cui sa già le spine e si ferirà, accoglierà l'altra che già aveva in sé e la vestirà. La mutilata di guerra ha tutti gli organi schierati sull'attenti, il sorriso sicuro, gli occhi fermi sulla mano che le resta e fa il saluto. Ha nel volto e nella chioma il contegno di una dama che, pronta a seduzioni ottocentesche, sfoggia il suo intimo intricato e intrigante. Affronta i figli con i muscoli metallizzati come un'armatura che rigenera tutto il tempo per darsi a loro come nutrimento. Tutta cuore e grembo, con le braccia forti e pronte al soccorso, è un rubino d'amore, ma progetta un incendio. Anche l'abito più sontuoso a volte si sdrucisce e il corpo resta diviso, ma le mani sono sagge e pazienti, esperte di ago e filo. Avrà il vestito più bello per il suo giorno di festa, tutto d'avorio e d'argento, racconterà la sua storia, sarà il sipario che si chiude, l'uscita di scena.